Le locali del SAI Venezia, in divisa gialloblu, allenate da Stefano Chiozza e Simone Bressan, schierano il capitano Roberta Zennaro alzatrice, Vanessa Marangono opposto, Serena Bulegato e Martina Fasolo schiacciatrici, Valentina Peruzzo e Beatrice Sabadini centrali, Giorgia Marchesin libero. Le ospiti bellunesi del BL Servizi Castion, in tenuta blu, guidate da Massimo Daross, giocano con Valentina Pellegrina alzatrice, Viviana Vergerio opposto, Francesca Cadorin e Chiara Piollo schiacciatrici, il capitano Lucia Bardin e Grazia Capraro centrali, Barbara Iannotta libero. Avvio di match con belle giocate da ambo le parti. Ai potenti attacchi della Bulegato, le ospiti rispondono murando la Marangon e contrattaccando appunto con la Bardin, ma sbagliano troppo in battuta e in ricezione, agevolando il break del SAI Venezia, che si porta avanti sull'8-4, allungando quindi con decisione sul 16-7, grazie a Marangon e Fasolo. La deficitaria ricezione e la leggerezza in attacco del Castion spianano la strada alle gialloblu di casa, che imperversano con le potenti conclusioni di Marangon e Bulegato, volando sul 23-14. Il SAI Venezia gioca in scioltezza e conquista agevolmente il parziale in virtù del primo tempo vincente della Peruzzo, seguito da un'ingenua infrazione delle bellunesi. Alla ripresa del gioco, il SAI Venezia mantiene l'iniziativa portandosi al comando sul 4-1, ma le ragazze del Castion rispondono con la banda Cadorin e con la centrale Bardin, gli elementi migliori dell'attacco bellunese. Le veneziane, peraltro, danno l'impressione di poter allungare in qualunque momento, colpendo con regolarità dai lati con Serena Bulegato e Martina Fasolo. Il vantaggio del SAI Venezia oscilla dai 2 ai 4 punti fino a metà set, quando un perentorio muro vincente della Bardin sulla Peruzzo sembra preludere al cambio di passo delle ospiti. Ma non è così, perché Marangon e Bulegato bucano la difesa del Castion, che Bardin a parte non riesce praticamente mai a impensierire le gialloblu. Lucia Bardin, ben servita dalla Pellegrin, mette a segno colpi spettacolari, ma la fragile ricezione e l'inconsistenza delle attaccanti laterali penalizza le bellunesi, costrette a subire il gioco del SAI Venezia, che nel finale amministra lucidamente il vantaggio colpendo da posto 4 con due attacchi vincenti di Martina Fasolo, che chiudono la seconda frazione sul 25-18 per le gialloblu di Stefano Chiozza. In avvio del terzo set, coach Massimo Daross inserisce l'opposto Jessica De Gol per la Vergerio e la centrale Chiara Monni per la giovanissima Capraro. Il Castion sfrutta l'esperienza dell'alzatrice Pellegrin, le azioni veloci della Bardin e il braccio della Cadorin, portandosi avanti di uno o due punti, ma le gialloblu replicano coi micidiali martelli Marangon Bulegato, atleti di categoria superiore scavalcando e staccando le bellunesi sull'8-5. Roberta Bozzetto subentra alla Bulegato. Dopo un momentaneo riavvicinamento del Castion sull'8-7, le locali spinte da Peruzzo e Fasolo si rilanciano sul 14-9. La tenace Bardin riporta le ospiti a -1 sul 14-13. Poi però la superiore caratura dell'attacco veneziano fa ancora la differenza. La neoentrata Bozzetto colpisce con una serie di precise conclusioni, che proiettano le gialloblu sul 21-15, stroncando la resistenza del Castion. Le azioni vincenti di Martina Fasolo e l'invasione della Pellegrin decretano quindi il successo del SAI Venezia, fissando sul 25-18 il finale del terzo set. Siamo una squadra che comunque sta migliorando, l'abbiamo visto nelle ultime due partite, tranne questa, che ci sono stati un po' di problemi secondo me come difesa, perché dobbiamo imparare a difendere palle un po' più forti. E niente, volevo ringraziare comunque tutte le ragazze. L'obiettivo del Castion è anche quello di far crescere le giovani, infatti abbiamo due centrali, uno di 15 anni, uno di 17, e anche altre ragazze che comunque non superano questa età, quindi siamo una squadra tutta da scoprire, diciamo. Ci hanno chiamato pazze, ci hanno chiamato imprevedibili, è questo che siamo e cerchiamo di onorare al meglio il campionato. Questa partita è andata bene dal punto di vista del risultato, ma non dell'espressione del gioco, in quanto tutti i fondamentali un po' abbiamo errato, la battuta non è stata incisiva, la ricezione in qualche momento è calata, così come il muro e anche l'attacco. Secondo me siamo partite molto tese, infatti questo si è visto in particolar modo dalla ricezione. Comunque abbiamo totalizzato 3 punti, sono importanti per conseguire il nostro risultato finale, quindi arrivare o al primo o al secondo posto per ottenere la promozione diretta. Anche la prossima partita sarà molto importante, come d'altronde tutte quelle che seguiranno, e non possiamo permetterci di commettere errori e debolezze.
certezze. Per quanto riguarda tutte le altre squadre della società, siamo ancora a un momento cruciale della stagione. Domani vi aggiorno sulle puntate della partita di Under 16, domani siamo in semifinale, eravamo ai quarti la settimana scorsa, semifinale provinciale e ottavi di finale con l'Under 12. Quindi come società stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo dati, manca un po' una ciliegina sulla torta da mettere e dobbiamo metterla noi. Abbiamo ancora 4 partite per arrivarci, speriamo di farcela e ce la mettiamo tutta, la consapevolezza nei nostri mezzi ce l'abbiamo, dobbiamo solo chiudere quello che abbiamo, tutti i mattoni che abbiamo messo fino adesso, dobbiamo completare il nostro progetto e arrivare in fondo.